Tu e il gruppo degli italiani un'altra volta chiamati alla cementificazione della squadra, no? Come l'anno scorso, come ti senti? Sì, dai, c'era un po' questo ruolo di mettere le basi e far ambientare il prima possibile i nuovi giocatori che arriveranno e che arrivano e sono arrivati nelle stagioni passate. Noi siamo pronti e il nostro ruolo in squadra anche quello, ma anche me è bravissimo a mettere a proprio agio i giocatori, soprattutto in campo, e quindi di conseguenza poi si trovano bene anche, insomma, nel resto della giornata, quando sono circolando di noi, perché alla fine siamo molto a contatto, giocando la doppia competizione, siamo veramente, spesso capita di stare a contatto per 5-6 giorni in fila e siamo veramente contenti di formare questo gruppo, siamo pronti, molti giocatori già li conosciamo, sappiamo che sono bravissime persone, quindi siamo pronti e carichi per questa nuova stagione. Dopo tanto tempo non avrete più Drake e Travis, ti chiedo che sensazione c'è, insomma, comunque, visto che avete condiviso una delle grandi esperienze, e se dobbiamo aspettarci una dinamo diversa, a tuo parere. Purtroppo una pallacanestro, così lo sappiamo, i giocatori vanno e vengono, ovvio che ad alcuni ci si affeziona di più, soprattutto ovviamente ai cugini, che eravamo assieme con Travis da 4 anni, ed era qualcosa di veramente bello. Sicuramente cambierà molto in squadra, per non dire tutto, però insomma anche forse il modo di giocare cambierà leggermente, ma siamo pronti e siamo tutti persone intelligenti, quindi, e soprattutto dei professionisti. Siamo pronti ad adattarci a un nuovo sistema, anche se eventualmente, però bene o male l'impronta di Meo è quella, è la solita, non cambierà di molto. Noi siamo pronti, dispiace appunto per Travis e Drake, che sotto punto di vista umano erano fantastici e a noi ci è andato molto anche fuori dal campo. Un commento sul girone di Eurolega, cosa hai pensato quando uscivano i nomi e anche magari vedendo Milano come gli è andata male? Quali sono stati i tuoi primi commenti, i vostri primi commenti, insomma? Ma prima del sorteggio, come me, anch'io speravo un po' nel Real Madrid, perché è una corazzata fortissima con tantissimi campioni che sono passati per l'NBA prima di arrivare a Madrid. Speravo molto. Si è avverato il sogno, e a un'altra piazza storica come Kaunas, a Istanbul, insomma, ancora fatico a crederci che la prossima stagione giocheremo in questi campi storici. È bellissimo, bisogna essere bravi a sfruttare l'occasione. Sorteggio abbastanza buono per noi, un po' meno per Milano. Effettivamente è rimasta un po' spiazzata, secondo me, anche dalla fascia in cui è stata inserita, e di conseguenza si è trovato un girone molto difficile, molto più difficile senz'altro. Ma come noi temiamo tante altre squadre, anche gli squadroni europei come, insomma, Mosca, Barcellona, tutti questi Panathinaikos, Olympiacos, anche loro temono Milano, che nell'ultima stagione ha fatto molto bene e ha dimostrato di poter arrivare vicinissimo alla Final Four. L'ultimissima, è arrivato Jaron Dyson, ti chiedo un giudizio sul ragazzo, sul giocatore, avendolo affrontato l'avversario, e soprattutto cosa pensi, visto che tu sei stato incaricato della missione speciale di marcarlo nell'ultima serie con Brindisi. Sì, un giocatore con un talento incredibile. A Brindisi ha fatto vedere veramente tante cose belle. Sotto dal punto di vista umano non lo conosco, lo conosceremo meglio, però penso, cioè, ne hanno parlato veramente bene. Stai chiacchierando con anche appunto durante la serie di playoff, hanno detto solo cose buone su di lui. Forse ha fatto un girone di ritorno un po' sotto il livello rispetto a quello dell'andata, però è veramente un giocatore che sta crescendo, sta uscendo, e speriamo che esploda definitivamente qua da noi.